Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi per un nuovo video indimenticabile. Una cosa troppo palliativa ragazzi. Siamo qui ragazzi per un gameplay di un gioco mobile. Siccome Pokémon GO sul nostro canale ha riscosso abbastanza successo, ho deciso di portare alcuni dei giochini più belli che mi ritrovo a giocare su mobile e ve li faccio vedere. E se vi piacciono ne facciamo delle serie. Hashtag serie. Il primo gioco ragazzi che abbiamo deciso di portarvi è appunto Hungry Shark World, questo qua. Come potete vedere c'ho già la mia Raffaella Carrà, hashtag Raffaella Carrà, ciao Raffaella che ci segue in tutti i video. Ho già il mio squaletto di livello abbastanza alto, ve lo faccio vedere. È praticamente questo è il primo squalo che si ha, lo vediamo, la pinna nera del riff, ma proprio riff che lo ha tanto. Ok, la pinna nera del riff. Poi ce l'ho, lo posso pure usare. Questo non l'ho sbloccato perché sono passato direttamente a a Smeriglio. Mi meraviglio. E ora ci abbiamo lo squalo blu. Poi man mano che andiamo avanti possiamo sbloccare gli altri squali. Vediamo che gli squali si differenziano ragazzi per la misura. Scusate se non guardo la telecamera ma guardo giù perché qua c'è il cellulare. Hashtag guardiamoci. Bene, vabbè, questi sono tutti gli squali. Poi man mano che andiamo avanti, se la serie vi piace, li sblocchiamo tutti come i Pokémon. Bene. Che cacchio è stato? Ho visto proprio una cosa in più. Ok, io direi ragazzi di mostrarvi subito come funziona il gioco e andare subito alla prima squalata. Selezioniamo questo qua, allora ragazzi, perché c'ha la spilla sulla pinna, e la parrucca di Raffaella Carrà, perché sono dei potenziamenti che poi più avanti nel gioco vi farò vedere. Allora, premiamo avanti, concorso quotidiano, abbiamo dei concorsi quotidiani, vediamo un po'. Il tuo record sopravvivenza era di 8 minuti e 40. Grazie per aver accettato, ha vinto 500 euro. Beh, quando l'ultima volta che l'ho giocato. Vedete ragazzi, ogni volta che giochiamo abbiamo delle missioni. In questo caso abbiamo divora 25 umani, divora 2 sub con il coltello, spacco bottiglia, ammazzo famiglia, e poi ottieni 2 bonus banco di sardine. Quindi questo non lo so come si fa, ma vabbè, vorrendo potremmo anche saltarli con le gemme. Però noi non shoppiamo. Ragazzi, non shoppare. E se shoppate non siete buoni. Perché che giochi che sfidi ci sta. Non si shoppa. Hashtag non si shoppa. Allora vai, partiamo subito. Andiamo a mare. Allora qua c'è stato subito una marea di squali. Questi sono tutti gli squali. Poi c'è lo squalone là dietro. Eccolo qua. Ah, ecco qua. Va bene, si parte subito ragazzi. Praticamente lo scopo del gioco è mangiare quanti più pesci possibile. Tutti questi pesciolini. Se adesso ci stava Salvatore Conte faceva pesce e pescio. Pow, pow. Eccola, oh mamma mia, subito no, ragazzi, non andate sulla spiaggia, perché se qualcuno sta giocando anche Hungry Shark World ve magna. Poi tenendo, allora con un dito ragazzi si muove il nostro personaggino, il nostro squalo, e con l'altro si può dare il turbo se si vuole. Col turbo si mangia più velocemente. Eccolo. Oh, qua c'è proprio un branco. Wow, guarda là, wow. Me li sto strafugando tutti. Gora strafuga e mol. Gora strafuga e mol. Strafug significa anche ah no, qua ci vuole lo squalo XL. Mannaggia, mi sono fatto il mimillo. Strafugare significa mangiare. Allora, vediamo un po'. Oh, il chiattone, vai chiattone, facci ballare anche a noi. Quelli con la panza, quelli con la dieta. Vai, vai, ma oh, il chiattone però è un po' morbidoso. Quindi per mangiarlo ci vuole più tempo che così per masticarlo. Allora, mangiamoci, devo mangiare 25 umani. Questo era un umano d'oro, perché poi si attiva il dorato. Ragazzi, ci mangiamo tutti gli esseri viventi d'oro.
si attiva Eldorado, che ci permette poi di trasformare per un periodo di tempo limitato tutti i pesci, i granchi, le tartarughe, gli umani in oro, e ci danno più punti, ovviamente. Vai, vedi, ora si è attivato Eldorado. Vai, Eldorado, mangiamoci tutte le pipite, tutti i pepitoni. Ah no, quello non gioca più nel Napoli, quindi non è buono. Il pesce palla, il pesce spada, il pesce palla si è attenzione, umano col coltello ammazza il bidello. Hashtag ammazza il bidello. Intanto sta sanguinando, ma ancora non era morto. Ora è morto. Ah, eccolo là. E mo c'abbiamo anche un c'era. No! Marò, bacia, aia, 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 aia. Bacia a bomba. A bomba a faccia. Attenzione. Ora risale. Oh, qua ci sono gli squaletti. Questi qua mi fanno pure un poco male. Però se io me li mangio mi danno un sacco di punti. Ecco qua. La tartaruga. Quello squaletto che sta presso a me è mio figlio. Si chiama Mandibola, perché quando mangia Mandibola. Allora, ecco qua. Mamma mia, la mia Raffaella, che questa è la mamma comunque, non è il padre, perché c'è la parrucca, quindi è Raffaella Carrà. Ah, là ci vuole lo squalo più grande per mangiare questo tipo di pesce, e mi sta facendo pure male. Il forziere, cosa ho trovato? Forziere quotidiano, 1 di 5. Attenzione, questo qua col coltello pure d'oro. Comunque dobbiamo cercare sempre di mantenere la vita e la fame. Allata, attenzione in faccia a bomba. Attenzione con la bombarda. Ecco qua, Eldorado di nuovo, vai con Eldorado. Qui c'è il branco di sardine. Il branco di cannibali del Napoli, che vediamo che avanza. Ah no, questo è un altro gioco. Ho sbagliato gioco, ragazzi. Scusa. Questo è Shark World. Ai ai ai, le meduse no! Le meduse. Con il mezzo manzotin non le posso più mangiare. Oh, a volo proprio, ragazzi. Oh, wow, proprio presa a volo. Niente di meno, nemmeno Magadona riusciva a fare una cosa del genere. Attenzione. Pure il granchio. Vai, vai, figlioletto. Vai, pescioletto. Vai a mangiarti tutti quanti. Oh, questa su modo schifo, ce la mangiamo? Che dite? Ci riusciamo? No, serve lo squalo M. Lo squalo M, sono morto! Ho fatto solo 20.000 punti. Volendo, vedendo un filmato, potrei anche continuare. Però non imbrogliamo, perché quello equivalrebbe a Shop Power. Vediamo un po' se saliamo a livello 10. Ah, per poco. Vedete, se saliamo a livello 10, poi sblocchiamo gli squali del livello successivo. Quindi bene. Vabbè ragazzi, questo era solo per mostrarvi brevemente com'è il gioco. Quindi spero che vi sia piaciuto. Vi faccio vedere un'altra, vi faccio dei potenziamenti che prima ve l'avevo detto. Vedete, questo c'ho Dave, che è mio figlio Dave. Io, ciao Dave, ci segue tutti i gameplay, pure Dave. Questo baby smeriglio ti aiuterà a divorare tutto quello che incontra nell'oceano, che incontrerai nell'oceano. Praticamente le prede dei cuccioli valgono due pere, quindi vale doppia esperienza. Tutte i pesci, gli animali, i granchi, gli esseri umani che si mangia il figlio Dave vale doppio punto, quindi bene. Poi ci sono altri vari tipi di potenziamenti, per esempio c'è il Kraken. Questa baby piovra adora mangiare le meduse. Ecco, se la acquistiamo con 100 gemme, che non avrò mai e poi mai, hashtag Salvatore Pugliello, si mangia le meduse, quindi non ci fanno più male le meduse. Poi ci sta Anna. Annare, una balena si tu per me, perché è un balenottero qua. Questa baby belunga è una belunga, se era piccola era becorta. Appena ha un appetito fenomenale. Avere Anna vicino aumenta la salute del tuo squalo. E quindi poi man mano possiamo prendere tutti gli squalotielli piccolini fino ad avere Logan, che praticamente Logan è proprio Wolverine. Questo squalo Sega. Ok, questa è la censura. Consapevole. Ripulirà l'oceano divorando tutta la spazzatura che incontra. Perché nel gioco c'è pure la spazzatura. Però la sega toglie la spazzatura. Poi ci sono altri tipi di potenziamenti. Vedete qua, questo è il laser stordente. Possiamo mettere il campo di forza. Ragazzi, se vi piace il gioco e arriviamo almeno a 500 like, ne facciamo un altro episodio e vi faccio vedere tutti i potenziamenti e andiamo avanti fino alla fine del mondo.
Ovviamente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione. Siamo anche su Ask e Instagram, quindi ascateci e followateci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, bello e buono Salvatore Conte. Se per caso il video non vi è piaciuto, che può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte del pesce sega, Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao a tutti!